Quest'oggi dovrò aiutare l'Inter a vincere la sua quarta Champions League. Ma c'è solamente un problema: tutta la squadra è rimpicciolita. Federico Chiesa ha lanciato una maledizione all'Inter per evitare che Lautaro Martinez alzi la coppa prima di lui. Ma questa maledizione può rompersi, perché ogni volta che farò un gol, il calciatore che ha segnato diventerà gigante. E questo significa che se riuscissi a segnare con tutti prima della finale, arriveremo all'ultima partita con 11 giganti. Ma non sarà semplice, perché ai quarti di finale l'Inter ha incontrato il Bayern Monaco. I miei calciatori sono più bassi dei bambini che hanno davanti, ok? Il Bayern Monaco sfrutta subito il vantaggio dell'altezza. Prima segna Goretzka e dopo Sané di testa. Per l'Inter di Parrins sembra non ci siano chance. Non so come potrò segnare un gol con Sommer, ma questi gol non li posso subire. Sommer è davvero troppo piccolo. C'è Lautaro in mezzo, mi sa che vorrei segnare con lui. Lautaro, ti prego, mettila dentro! Lautaro Martinez! Non ci voglio credere! L'obiettivo adesso è dare palla a Lautaro Martinez, far superare tutta la difesa e poi passarla a Thuram o a Dumfries. Mkhitaryan, Mkhitaryan, ti prego, mettila! Non ci voglio credere! Ha segnato anche Mkhitaryan! Contando che i miei calciatori sono alti 90 cm, questo risultato va bene, vorrei ancora un gol. Ma l'arbitro dice che la partita è finita e l'andata finisce 2-2. All'andata è finita 2-2, questa partita la giochiamo in trasferta e abbiamo solamente due calciatori giganti. Siamo messi davvero male. Oddio, Thuram sta scattando. Thuram passa... Oddio, è passato in mezzo a tutti! Thuram, ti prego, non sbagliare da lì! Thuram, ti prego! E il terzo giocatore a diventare grande, Marcus Thuram. E adesso l'attacco è a posto, c'è solo un problema, che noi non vinceremo mai la Champions League se Sommer è così basso. Dovremmo fare un gol con lui, ma non so proprio come. Non so se difendere il risultato o provare a segnare con Çalhanoğlu o Barella. E niente, mi sa che devo difendere il risultato... 2 minuti alla fine, devo assolutamente segnare in questa azione. Dai che sei enorme, Mkhitaryan. Anche te, Lautaro. Ti prego, Lautaro. Ti prego, Lautaro. Ti prego, Lautaro! Non ci voglio credere! All'ultimo secondo, Lautaro Martinez! Lautaro Martinez era già grande, quindi il suo gol non ingrandisce nessuno, ma non importa, l'importante è essere arrivati in semifinale. L'altro quarto di finale è Napoli-Barcellona. All'andata finisce 1-1 con gol di Raspadori e Gundogan. Ma in Spagna, al ritorno, un bellissimo gol di Kvaratskhelia salva il Napoli e la semifinale di Champions sarà Inter-Napoli. Complimenti al Napoli per aver battuto il Barcellona. Barcellona, però in questa partita dobbiamo passare noi. Attenzione, Barella in aria. Barella sotto porta! All'ottavo minuto, Nicolò Barella. Allora, ma io ho un'idea per far segnare Sommer, ma prima di applicarla ve la spiego. Per far segnare Sommer ho un piano: dargli palla e scartare tutta la squadra, arrivare davanti alla porta e segnare. Però diciamo che non è andata proprio benissimo. Io posso arrivare in attacco? No, non posso. Anzi, forse prendo pure gol. Allora, ci serve un calcio di rigore. Un calcio di rigore sarebbe l'ideale per far segnare Sommer, perché sennò non segnerà mai. E questo gol di Barella vale oro, guardate quanto è grande. C'è solo un problema: la nostra difesa non è ancora pronta per la finale, ma non saprei come farli segnare. Per potenziare la difesa, l'idea era segnare con i terzini, ma i tiri di Dumfries e di Marco non hanno centrato la porta. Non importa, la partita d'andata finisce 1-1, adesso c'è quella del ritorno. L'altra semifinale è Manchester City Paris Saint-Germain. All'andata finisce 1-0 con un gol di Colomani allo scadere. Al ritorno l'1-0 lo fa Kylian Mbappé. Walker segna al 90esimo, ma non serve a nulla. Il Paris Saint-Germain si aggiudica il posto in finale e aspetta o il Napoli o l'Inter. Sono due le cose fondamentali di questa partita: la prima ovviamente è vincere per arrivare in finale e la seconda è far segnare Sommer, perché in finale contro il Paris Saint-Germain e di conseguenza contro Kylian Mbappé io non posso arrivare con un mini portiere. Thuram sta scattando, andare in vantaggio non sarebbe male. Thuram, dai che sei enorme, dai che sei un gigante. Thuram! 1-0. Ok, Thuram, ancora. Un bel tiro da fuori! Ma non ci voglio credere! Ma cosa è successo a Marcus Thuram in questa semifinale? Di Marco Acerbi che provano ad abbracciarlo, che sono bassissimi, mi fa morire da ridere. E con questo vantaggio di 2 gol, mi sento legittimato a fare una pazzia. E questa pazzia sapete come si chiama? Sommer. Ma un rigorino per il nostro Sommer, in qualche modo riesco a prenderlo. Tac! No,
Non ci credo! Ha segnato Dumfries! Non volevo assolutamente segnare. E anche Dumfries diventa gigante. Ci vuole un cambio di strategia. Se non è Sommer ad arrivare in porta, è la porta che arriva da lui. Quindi facciamo così. Allora, è una pazzia, tutto c'è una pazzia, lasciare la porta scoperta, ma non mi importa, io necessito di Sommer grande prima della finale, ti prego. Mettila dentro, malissimo. Vabbè, qui la concentrazione era al massimo, ma ancora niente. Oh, arbitro, fallo! Proviamo una cosa così, forse è troppo alta. Vabbè, calcio d'angolo, non importa. Tirare da fuori sembrava la strategia vincente. Ci ho provato e riprovato più volte, ma la palla non è mai entrata. Il gol con Sommer era obbligatorio, ma Kvaratskhelia ha fatto di tutto per impedirmelo. E quando la speranza sembrava svanita... Questa non passa, mi sa. Non ci credo! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Si è ingrandito Sommer! Questa roba non ha senso! Ma che punizione poi! No vabbè. E adesso l'Inter è ufficialmente pronta per affrontare la finale di Champions. È un peccato avere la difesa così bassa, però un Sommer così grande, sarò sincero, mi dà tantissime sicurezze. E quindi la finale di Champions League è Inter Paris Saint Germain. E signore e signori, benvenuti alla finale di Champions League Inter Paris Saint Germain. Se i calciatori su 11 sono giganti, c'è solo un problema, la difesa. L'unico difensore che ha scacciato la maledizione è Dumfries, ma non è un difensore centrale e quindi soffriremo contro Kylian Mbappé. Speriamo di non pagarne troppo le conseguenze, inutile dire che le conseguenze sono state pagate e tanto anche. I calci d'angolo non mi fanno troppo paura perché abbiamo appunto i giganti, anzi forse quelli offensivi ci regaleranno delle gioie probabilmente. Lautaro, il capitano, ultima azione del primo tempo, c'è Thuram in mezzo. Lautaro, Lautaro, la da dietro. Mkhitaryan, non ci credo. No, non ci voglio credere. Palo all'ultimo secondo del primo tempo, ma non mi arrendo, questa Champions League dobbiamo vincerla. Thuram dietro per Lautaro Martinez, il capitano! Lautaro Martinez fa l'1-1 all'ora di gioco. Nei tempi regolamentari finisce 1-1 e quindi supplementari. Lautaro, Thuram, attenzione, Thuram! Mamma mia, Donnarumma, ti sto odiando. Darmian, vabbè, ma Darmian non può mai segnare. Arbitro, non è mani. E infatti, non ci voglio credere, il tiro di Darmian è stato intercettato con un braccio da Asensio. Lautaro Martinez contro Donnarumma, farò lo splendido, faccio un pallonettino! Lautaro Martinez, nei tempi supplementari, fa il 2-1 e adesso dobbiamo solamente difendere il risultato. Thuram, 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 in mezzo per Barella! Due gol in questo primo tempo supplementare. L'altro è di Nicolò Barella. Non ci voglio credere. Arbitro, fischia, ti prego. Arbitro, sì! Sono riuscito a vincere la Champions League con l'Inter. È stata una challenge super complicata, ma mi sono divertito un sacco. E quindi la maledizione di Federico Chiesa viene cancellata, tutti i calciatori ritornano delle proprie dimensioni e l'Inter può alzare questa Champions League. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qui e iscriviti, così non ti perderai i prossimi video.